Art Basel, la Basilea, è la fiera d'arte più importante al mondo e offre una panoramica molto ricca sulla scena moderna e contemporanea. Per dialogare con questo clima, Campari ha portato per la prima volta negli spazi della Kermesse svizzera la Davide Campari Lounge, uno spazio per offrire ai visitatori e agli ospiti la propria creatività a livello di cocktail e mixology. Tommaso Cecca, direttore del Camparino. Abbiamo portato innanzitutto tutta la conoscenza di Camparino per creare la perfetta esecuzione dei nostri classici iconici senza tempo, dal Campari Seltzer fino al Garibaldi, il Campari Orange, l'americano, il Negroni, lo sbagliato, il Campari Spritz, che oggi è per noi un cocktail molto importante. In un percorso all'insegna del rosso e dell'arte del bere, per tutti i giorni della fiera, accanto agli stand e alle gallerie più importanti, si è messa in mostra anche la creatività dei barman del Camparino, che si sono calati nell'atmosfera brillante di Art Basel. Qui ad Art Basel è un'esplosione di creatività, emozioni, siamo circondati dall'arte globale e per questo ci siamo ispirati a un paio di creazioni. Abbiamo fatto qualche ora fa una piccola class su due nostri cocktail, un Negroni molto ricco e affilato, se vogliamo definirlo, uno shape Negroni, e una versione più intensa ed esplosiva del Campari shakerato. La relazione tra Campari e l'arte comunque è storicamente consolidata, come dimostrano le numerosissime collaborazioni tra il brand milanese e gli artisti che hanno realizzato opere ispirate al mondo della bevanda, molte delle quali conservate nella Galleria Campari a Sesto San Giovanni.